in diretta con l'attualità, ma soprattutto con una retrospettiva meravigliosa con la storia. Stiamo parlando del mondo dei motori, stiamo parlando a tutto a tondo, direi, del motorismo internazionale con un grande protagonista della provincia di Varese, Mauro Miele. Mauro Miele è il primissimo pilota italiano a vincere una gara di campione del mondo motocross. A metà degli anni 80 la sua conversione nel mondo dei rally debutta e vince due volte il rally Automobile Club Varese, prima con la 037, Lancia 037, Lancia Rally, e poi con la BMW M3. È stato l'ultimo vincitore dell'ultima edizione dell'89 con Mario Manzoni al suo fianco navigatore. Come hai trovato questo tuo ritorno? L'ho trovato per grazie o a colpa, dipende un po' da come la si vede, di mio figlio, perché lui ha, sulle mie orme, ha ricominciato a correre alla fine del primo decennio del nuovo millennio. Diciamo che mi è tornata un pochino la voglia di rimettermi in gioco e così ho fatto. Quindi nel 2010 ho cominciato a fare qualche garetta e poi sempre di più, fino a che attualmente mi sto dedicando a delle gare che non ho mai fatto in precedenza, ovvero gare di campionato del mondo. Ma a ritornare a correre nel marzo del 2018, qual è stata la sensazione rispetto ai rally degli ultimi anni 80? È molto diverso, nel senso che le gare di oggi sono molto diverse, sono tutte gare innanzitutto più corte, sono gare quasi sprint rispetto a quelle del passato, e soprattutto i mezzi sono completamente diversi e ti aiutano in un modo notevole, e comunque il livello medio di un pochino tutti si è innalzato rispetto a una volta. Che bello l'entusiasmo anche quest'anno, proprio poche settimane fa, destato dalla tua lotta al rally di Monte Carlo a fianco e contro Giacomo Gliari. Vi siete riproposti in questa lotta proprio sul filo dei secondi? Diciamo che le nostre sfide che partono dagli anni 80, è bello ritrovarsi ancora oggi e sfidarci ancora oggi, e la cosa è avvenuta e penso che magari succederà ancora. Un confronto tecnico per chiudere, gomme 4x4, turbo, ecco, è cambiato molto, moltissimo, però non del tutto. Lo spirito è sempre quello di un'oculata scelta tecnica di base, un affiatamento straordinario con il navigatore e poi un team davvero affidabile. Oggi, proprio perché quello che ho detto prima, le gare sono sprint, cioè sono molto corte, devi dare tutto in pochissimo e deve essere tutto perfetto, quindi deve essere perfetto, non devi sbagliare la scelta delle gomme e non devi sbagliare neanche nella messa a punto dell'autovettura. Una volta era una cosa diversa perché era un pochino tutto più improvvisato. Concludiamo il servizio naturalmente ricordando che Prelpina, sia sul web sia naturalmente in diretta sui social Facebook, e seguiteci da vicino, e naturalmente con Prelpina, con Sempione News, seguiremo in diretta l'avvenimento numero uno proprio di fine mese, il 27-28 di febbraio, e naturalmente anche nella giornata domenicale daremo tutto, sia le interviste che i pareri, ma soprattutto le classifiche e naturalmente i risultati. Seguiteci in online.